Buongiorno, io sono Baiju Kanchendani e seguo Paolo, Michael. Io sono inglese, contemporaneo, vivo qua da 25 anni, anche se l'Italia non sembra così perfetta qualche volta. Prendo spunto da Paolo e Michael a sottolineare l'opportunità che abbiamo tante volte, anche in casa, non sempre occorre la maggior efficienza all'estero. Dentro casa, sotto il nostro naso o dietro il nostro naso, c'è un patrimonio che può essere ancora reso più redditivo con un po' di investimento in salute interna. Anche da Michael, lui ha sottolineato problemi di cultura e filosofia e principi nell'ottica del cambiamento. Ha messo anche la figura della rana e del cavallo, che è molto carina. E lei ha accennato un problema del cervello che vede le cose in un certo modo o in un altro. Ci sono delle tecniche per far vedere le cose in un modo o in un altro. Voglio entrare nel discorso partendo da questo presupposto. E oggi parlo di problemi, prevenzione e quindi performance. E come queste opportunità possono tradurre in più salute, efficienza e quindi profitto. Io sono sempre lui, sono un chiropratico e membro dell'AIC, l'Associazione Italiana dei Chiropratici, che rappresenta le chiropratiche in Italia, che è una professione sanitaria primaria, riconosciuta in Italia dal 2007, e l'AIC è un stakeholder nel progetto EU, UE, che riguarda Joint Action in Health Workforce, perché nel campo sanitario c'è un problema di demografica e altro, di avere abbastanza lavoratori nel campo sanitario per servire le popolazioni. E questo problema nel campo sanitario c'è anche nel campo aerospaziale, trasporto e altri settori. C'è una grande concorrenza per avere lavoratori, se oggi e ancora di più nel futuro. E questo è il logo del progetto UE. Le sfide per noi nel campo sanitario, nel campo lavorativo, è che il popolo sta invecchiando, quindi ogni lavoratore, compreso me, sta invecchiando. Io chiamo maturazione. C'è più disabilità, la gente lavora di più. Io ho avuto una. Le chiamate avevo il campo di mal di schiena, mal di collo, eccetera. Però nel 96, c'è un giorno preciso, questa mia giornata, quel giorno venendo i pazienti che ho visto, ero più pazienti con mal di mouse e tastiere che ma di schiena che dovevo rinforzare in campagna, in fabbrica o altro. E quel giorno in poi mi giornata si è spostata la schiena più verso collo, il braccio, i polsi, eccetera. Quindi disabilità è sempre più esteso. Skill sets, knowledge and competence, competenze, nel campo nostro c'è un cambiamento continuo, ma anche un cambio di informazione. Potremmo fare project manager in America, lì i sistemi operativi cambiano, i metodi di lavoro cambiano. Lean sta cercando di entrare nel fabbrico dove non c'è Lean adesso, dove non c'è Taylor una volta. E il mercato è sempre più competitivo, quindi c'è bisogno di innovare e cambiare. E come si fa se il lavoratore è sempre quello, anche il manager è sempre quello magari? Quindi l'UE ha visto questo problema dal grande e ha impostato un programma di lifelong learning. Per controbattere contro invecchiamento, disabilità, bisogno di apprendimento continuo, ci vuole più salute e, secondo me, tesi o tesi attuale, anche più cervello nel lavoro, meno braccia, più cervello. Ma questo, poi farò un piccolo parentesi con tutti quanti. Questo è un gioco come quello del cavallo, è interattivo, quindi senti questo da fuori tra pochi minuti. Il gioco di qua è di dire non la parola, ma il colore che vedete. Quindi al 3 vi chiedo gentilmente di partecipare e vedere che cosa viene fuori. Quindi 1, 2 e 3, rosso. Rosso, verde, rosso, giallo, 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 verde, ros
bravissimi. Oh, avete fatto molto meglio qua che a Messa di Brescia. Però ammetterete che non è così semplice come sembra. Avete tutto forzare per fare una cavolata, che però non è cavolata, perché il nostro cervello va ingannato facilmente e cerca la soluzione facile sempre. Sì, in questo gioco qui, se quando sei davanti a una scelta lavorativa, fare via cose fatte sempre o fare cose nuove con un manuale grosso così magari. Così questa sfida, così nel lavoro. Allora, il problema più grosso di salute nel campo lavorativo è questo, problemi neuromuscoloscheletrici. Non dico io, dice il Bone and Joint Decade, ci sono questi eventi per sensibilizzare aziende, le comunità, economie, governi, health policy makers e quant'altro a queste problematiche. 12 ottobre è Arthritis Day, giorno dell'artrite, 6 ottobre è World Spine Day e 20 ottobre è giorno dell'osteoporosi del mondo. Da 12 al 20 ottobre l'AIC in Italia propone il servizio di grammatica e da 8 novembre il mese della prevenzione. Tutte cose per sensibilizzare ai problemi di muscoloscheletrica, che sono un problema per sé, come storto, la schiena, il collo, però sono fattori che predispongono poi a meno attività fisica e quindi più rischi di infarti, tumori e compagnia bella. Ci sono i dati impressionanti su questo argomento, non dirlo io con troppi numeri. Fit for Work e Eurostat hanno documentato che il 50% di giorni assenti dal lavoro sono dovuti a muscoloscheletriche, principalmente mal di schiena e mal di collo. Il costo in Europa sono il 2% di più, 240 miliardi di euro persi per mal di schiena e mal di collo, senza contare mal di schiena e mal di collo dal mondo non lavorativo, dalla mamma, grande, i genitori, eccetera, che sono magari sofferenti pure. E un lavoratore sente chi si presenta al lavoro ha qualche problema nel suo elettrico che poi incide sulla sua produttività e efficienza in quel giorno. Questo è un grafico, non hanno tanto i grafici, ma questo è molto molto bello, dà il problema e dà anche speranza per una soluzione. Sono i giorni lavorativi persi in Regno Unito, che nel 2013 sono 131 milioni di giorni lavorativi persi. L'effetto maggiore è i 31 milioni di giorni lavorativi persi per problemi muscoloscheletrici. Questa è la zona in verde qua. E poi l'altro effetto, 15 milioni per stress, ansia e depressione, che spesso è una comorbidità di mal di schiena e mal di collo. Chi ha mal di collo, mal di testa, mal di schiena è spesso molto molto triste e praticamente depressa. Chi qualche volta è depressa per molti altri motivi o può curare anche mal di schiena, mal di collo, mal di testa. Ma questa è una cosa impressionante di 2013 in Gran Bretagna. La cosa positiva è che era peggio del 93. Qui erano 178 milioni di giorni di lavoro perso per malattia e hanno ridotto per almeno 50 milioni di giorni lavorativi in 20 anni. E perché non entra in merito di questo oggi? Perché come hanno fatto le due? Tanti motivi, sia fiscali sia sanitari. Ma il concetto che voglio lanciare qui oggi è che è possibile cambiare il problema. Okay? Questo per l'occupazione, e qui ho messo il diposito sbagliato. Il settore dell'economia che soffre più di problemi di salute è il campo sanitario. Cioè, assenza è 3,4% assenza del lavoro nel campo sanitario, quindi un messaggio che l'operatore sanitario non sa curare se stesso, figurati la popolazione. E questi sono dati per Italia, che non trovavo un grafico simile con l'altro per Italia, questo è meglio che trovato, per dare risalto che è pure anche in Italia, non solo in Gran Bretagna, anche in Europa, anche in Italia. E qui ci sono, su questo dato, il 24% di lavoratori che loro malattia è dovuto al lavoro, che è incentivo per mettere a posto il sistema di lavoro, eccetera. Però nella mia esperienza clinica io trovo più spesso che un atleta o un lavoratore ha problemi a casa, tipo il cuscino, tipo il seduto, come si traga sul divano, come stare in macchina, eccetera, quanto
quanto è distante il monito, quanto è il morbido origine sul sedere. Posso fare? Però vorrei dire anche io in tempo, facendo il sacerdote del sud. Comunque, in Inghilterra c'è anche un'altra cosa, che chi va in malattia, dopo il secondo giorno ti arriva il dottore, il terzo giorno nel privato non ti parla, invece in Italia le condizioni sono un po' diverse, no? Sì. Quindi la statistica, sì, è bello il trend, eccetera, ma le condizioni magari dei diversi paesi sono un po' diverse. Sì, volevo bene entrare nel mercato di giorno, perché hai ragione di questo fattore fiscale e di regolamento del lavoro. Anche i livelli del 93 hanno creato 3.000 chiropratici, 6.000 osteopati e stanno sfornando 7.000 terapisti nel campo di cognitive behavior therapy. Quindi hanno fatto anche strategie sanitarie anche per affiancare il presentismo, che forse non è giustificato neanche. E rimane 131 milioni comunque di lavoro persi. Il punto è giusto, che non volevo entrare in quell'angolo lì. Allora, ogni problema, abbiamo parlato da Dante Robbins, Steve Covey e Napoleon Hill, non c'è un problema di cercare il lato positivo, silver lining, red cloud, qualche opportunità. Quindi possiamo, visto che la demografica dice che ci sono meno nuovi lavoratori sull'economia, questo è un paradosso. Mancano i lavoratori, ma la disoccupazione aumenta. C'è un mismatch tra skill sets che si impara dal sistema formativo e quello che ovviamente il lavoro cerca, ma quella è un'altra parentesi. Tornando alla figura, mancano i lavoratori, dicono. Quindi quello che abbiamo bisogna far durare più tempo, è la logica. E questo è una cosa positiva, perché un lavoratore che usa più tempo in un'azienda mantiene l'esperienza dell'azienda, come ha accennato anche Michael. E poi ci obbliga a pensare ai nuovi modelli di lavoro, a ritenere un certo tipo di lavoratore e di sfruttarlo, a investire meglio al meglio in queste persone. E ci vuole anche nuovi modelli di sanità, il vecchio sistema proiettato su cure, crisi acuti, eccetera, è scaduto, bisogna agire prima che il problema diventa acuto. Quindi propongo che ci può essere una sinergia tra nuovi modelli di cura sanitaria e nuovi modelli di business. Quindi, chi sta a casa, è vero che sono a casa anche gli anziani, 2,7%, ma di più di 50 anni per 64. Quindi, una persona che va tenuto in campo lavoro oltre 64 non sta più a rischio di stare male necessariamente. Questo è come oggi. Se si fa una strategia, ci sono anche modi di assicurare che si mantiene questo ciclo qua rispetto a questo, o forse di ridurre questo ciclo magari. Cioè, questo è qui per 2003. Ora, come ho detto prima, Europa ha lanciato un progetto Lifelong Learning, in modo che il posto lavorativo va rinnovato sempre, e è stato dimostrato che una persona di una certa età può imparare cose nuove. Allora, il vecchio paradigma di salute o sanità è focalizzato sui sintomi. La nuova è incentrata sulla persona. Il predictive vuol dire evidence based, cioè che la scienza migliore di oggi. È preventivo come focus. È personalizzato, è un conto fare una ricerca su 3.000 10.000 pazienti, per cui in uno questa terapia funziona, e un altro conto è applicarlo su un paziente di 120 kg rispetto a uno di 30 kg o 40 kg della nostra età. È il vecchio sistema di fare il lavoro, e qui per tutti i manager consulenti questa è una cosa meno da pensare. Dunque, pazienti che vedo io, anche nel mio lavoro sono obbligato a adeguarmi alla legge 626-81 nuovo adesso, e l'ho visto prima come un costo, andare al corso, i modelli per MEP, la segretaria e tutti quanti. E tante aziende vedono questo pure, perché così evito la multa, sì, evito anche infortuni, sono tante cose molto molto belle in questi corsi 626, evitano la causa e compensazione per l'altro a un lavoratore.
dottore, ma come concetto la salute in aziende è vista come cosa difensivo per evitare i costi. Non è visto come una fonte di guadagno per aumentare il bottom line, aumentare i profitti. E questo voglio proporre come dire. Quindi i nuovi modelli di sanità e di business portano più salute, migliori cervelli e quindi si spera più profitti. La salute di cos'è? Che cosa abbiamo? L'OMS ha una definizione un po' lunga, si racchiude in tre elementi, parte chimica, parte mentale e parte strutturale di una persona. È molto riduttivo, però non è qui la sede per allungare su conti qui argomento. Il concetto lo espresso. Tutti questi sistemi sono coordinati dal cervello, questa scienza in 20 anni. È promosso quest'anno dal European Brain Council come anno del cervello, per di nuovo sottolineare e evidenziare il ruolo del cervello nella società e nella salute. E cioè, molto, chi è sposato sa che il cervello è molto complicato. Hai queste speri? Se chiudi un po' meglio. Ancora. Quindi il cervello è quello che coordina il funzionamento di tutti questi altri organi. Ma lui è struttura, ha bisogno di essere caricato, ricaricato e stimolato da tutti i sensi, ma maggiormente dal movimento. E Roger Sperry è scienziato che ha messo in evidenza la differenza tra emisferi e come gli emisferi possono poi influire il nostro umore e il funzionamento. Allora, poi parlo di problemi, prevenzione e performance, sono tutti collegati. Se non si fa prevenzione, avremo problemi. Se si fa prevenzione, avremo più performance. Fare niente non è una buona strategia. Se il seduto ha fatto un sacco di fatica per arrivare a questo punto, poi c'è un seduto e un altro monitor. È uno spreco di non so quanti milioni di anni di insulti. Allora, ergonomia vuol dire sedia buona, eccetera, però il movimento vuol dire che avremo meno mal di schiena e meno fatica. Il concetto di questo ricerca del 2014 è chi deve forse essere seduto, anche se si alza ogni 40 minuti per fare una cosa in piedi, migliore sul salute ma di tanto. Una vita sedentaria è nocivo, ma di tanto, molto più di quello che pensavamo fino a pochi anni fa. A fumare vi fa chi fuma per 7 anni di vita, che è una cifra, 7 anni di stipendi, 7 anni di ferie, 7 anni di pensione, come lo guardi ha un costo, o di godere 7 anni di vita o in altri modi, uno paga tanti investimenti per pensione, poi crepe prima, giusto. Allora, fumare non va bene, si sa, però stare seduto 3 ore al giorno ci costa 4 anni di vita, quindi è tanto, c'è un costo, 4 anni, tu potresti sfruttare pensando 4 anni in più se non sei seduto per tante ore. Allora, in più, la longevità, come si fa a cambiare fisicamente, però? Stando in piedi in movimento ci fa allungare i telomeri dei nostri cromosomi, che ci fa dire più tempo, in termini tecnici poveri. Questo è un altro esempio di movimento, chi fa la vita attiva o chi fa movimento stimola queste aree, zone bianche del cervello, solo la materia grigia, e chi fa più movimento ha i punti più alti, chi fa poco movimento i punti più bassi. E più semplice ancora, un cervello seduto e dopo 20 minuti di corsa, quindi muovendo, facendo ginnastica in movimento, attiva certi centri del nostro cervello. E quindi il cervello più in grado di gestire tutta questa cosa complessa che ha da fare. Che fa chiropratico? Impara la paura, toglie l'interferenza tra il cervello e il corpo in modo che possiamo funzionare non sta meglio. Questo è un esempio di una ricerca fatta in Svizzera, è una facoltà di chiropratica, dove ha messo una macchinetta per pressione sulla schiena dentro una risonanza magnetica per vedere quale zona viene attivata, stimolando la schiena dietro si accendono questi punti nel cervello e si va dal
sopra il cervelletto e vai nel cervelletto qua e quindi sono una parità, eccetera. E invece se sei paziente con una schiena che funziona bene un giorno, rispetto a una mala schiena, l'attività cambia tanto. Allora, come fa il movimento a tradursi nell'attività del nostro cervello? Tramite il cervelletto. Che cos'è? È quella zona in fondo della schiena, del cervello, che va attivato con il movimento. Quel cervelletto qui diventa un volano che fa girare il resto della corteccia, fatto di lobo frontale, parietale, temporale, occipitale, eccetera. E il cervello si pensava, una volta era fatto apposta, mettere le forchette in bocca con occhi chiusi, camminare con occhi chiusi, eccetera, per bilancio e equilibrio. Invece da 20 anni si è scoperto che è molto importante, non so se dietro anche qua, è molto importante anche per le cognizioni. È il primo ricerca che è fatto sul linguaggio. E c'è un gioco che farò con qualche volontà. Come si chiama questo? Oggetto? Pena. Ok. È il verbo associato. Prego. È il verbo associato. Scrivere. Perfetto. Nome dell'oggetto? Telefono. Il verbo associato? Telefonare. Perfetto. E questo qui? Sedia. È il verbo? Sedere. Ok. Quando per 100 anni hanno venuto pazienti con tumori al lobo temporale sinistro o altri infortuni al cervello sinistro, si è visto che loro capaci di usare il linguaggio era ridotto. Quindi abbiamo concluso per 100 anni di questi poveri pazienti che il lobo temporale sinistro è coinvolto nel linguaggio. Ed è giusto così. Quando hanno fatto delle ricerche con una risonanza funzionale, hanno fatto questi giochi così, oggetto, verbo, oggetto, verbo. E il primo centro che lampeggia sulla risonanza non era il lobo temporale, ma è il cervello destro. Quindi il cervello destro è fondamentale per far girare bene il lobo temporale, per quindi avere il linguaggio ottimale. Per fare un movimento cervello destro, devi girare su sedia destra o fare un movimento generale. E così con un'altra 20 anni di ricerca, questo qui rappresenta il cervelletto. Quando si attiva questa zona del cervello giallo, si attiva questa zona delle corteccia del cervello, così per altri colori. Quindi il concetto è che il cervelletto è il volano per il resto delle corteccia. E il cervello lavora bene quando si fa un movimento. Allora, come si traduce tutta questa cosa qui nella parte affettiva? È bello avere una sapienza dell'altro su tutte queste belle cose. È bello anche approfondire, come adesso, sulla risonanza, sul cervello, sul corteccio. E come si applica queste cose poi alla fine? Allora, secondo l'OCSE, 3% di spese sanitarie sono dedicate alla prevenzione. Questo per due motivi. Uno perché il sistema sanitario è mirato al crisis care, ai sintomi e compagnia bella. Poi motivi di business, perché è spinto da ditte farmaceutiche e ditte che producono certi strumenti, e due perché è sempre stato così. Il cambiamento è complicato per dire poco, però anche le forze lavorative, quindi mirato e formato in quell'ottica lì. Però 3% si spende sulla prevenzione. Però ci vuole di più. Quindi se il sistema sanitario non spende, alcune aziende hanno deciso di spendere loro. Alcuni estremi, questo è un esempio, ci sono tanti esempi, penso quelli più semplici a documentare. UK Royal Mail, 2003, 7% della forza lavorativa in malattia per ogni momento, è tanto. 16 giorni con i dipendenti, e il costo era tremendo. Mettendo in piedi in 4 anni un sistema di prevenzione e di cura dentro l'azienda, hanno ridotto dal 7% al 4%. Assentismo del lavoro per malattia, con un risparmio di, in questi 4 anni, 230 milioni di sterline, che non sono spiccioli poi. Okay? Per l'altro su un'economia c'è tanto spazio per risparmio e quindi profitto. Più che meno è stato privatizzato, quindi da profitti per la nostra attenzione. Hanno fatto un programma di cura e screening. E quindi non ho dati se il performance è aumentato per singolo operatori che erano nel lavoro, ma ovviamente l'azienda ha prodotto di più. Impatto negativo sul lavoro di
problematica varia di salute, fatto 15, malattie croniche, vaccinato, patogenetici, salute mentale, sede vita, attività fisica, nutrizione, fumo, alcol, debiti anche. Il fattore del lavoro, infortuni, stress, mobbing. E quindi come il lavoro è progettato? Le aziende sono molto sensibili al monitor, alle sedie, anche ai processi, eccetera. Ma tante volte il lavoro è noioso, perché è più facile, cioè, fare un certo gruppo di persone col lavoro, che rende il fatto non è molto efficiente, però magari è noioso. Per rendere più creativo ci vorrà più creatività da parte di progettare del posto di lavoro e i compiti. Allora, questa è una cosa molto semplice. Ovviamente questo qui sembra più grande e questo più piccolo, ma sono identici. Come appare una cosa dipende che cosa metti intorno. E qui la vedi male perché ho fatto questo io. Comunque i benefici della parte di problematiche della salute, quando manca salute, come ne è stato poco prima, ci sono anche i benefici di avere più salute in azienda, che va da produttività, impegno, meno infortuni, migliorata brand, la gente sposa la vostra azienda, e meno turnover, più resistenza. E questo fa ecco con quello di Michael prima. Quale sarebbe un piano di azione? Si può inventare uno ad hoc, perché c'è poca roba in Silicon Valley, poche aziende dedicano tempo e soldi alla salute e benessere dei loro dipendenti. Ci sono esempi di eccellenza in Italia, come in tutti i settori, Technogym ovviamente ha una palestra per i loro dipendenti, ma anche le Ferrari, ma anche Tos nel nostro locale qui. Quindi può essere fatta se è un'azienda di grido, ma può anche essere riprodotto a livello più piccolo, magari volendo. Allora, due esempi molto belli: Work Foundation, da cui ho preso tanti dati, il professor PowerPoint, e l'Economist Intelligence Unit, questo è il fresco del 2014, perché ho scelto questo qui. Questo è un piano fatto da alcune aziende, non solo in Gran Bretagna, ma anche in altre parti del mondo. Attività durante il lavoro, che può essere una cosa semplice, tipo lavorare in piedi quanto seduto. Centri di salute e sanità dentro l'azienda. Io direi mettere un chiropratico ovviamente, però Broadman ha messo dei visti e interviste di occupazione e altre figure anche. Convenzione con le palestre, perché oggi può mettere un palestra in casa delle banche JP Morgan, hanno tutto un piano mio con una palestra a Keith Chance, a Londra, avvocati, hanno altre palestre dentro l'azienda pure, però se sì, semplice convenzione con le palestre vicino magari. Consenso nutrizionale, ma non solo per i lavoratori, per le famiglie, perché è difficile applicare un membro della famiglia in un modo se la famiglia mangia in un'altra maniera. E questi erano suggerimenti che sono venuti fuori da un survey di lavoratori in Gran Bretagna. Poi per lo stress, un esempio è cognitive therapy, e poi attività di gruppi di lavoro, sia come attività fisica, ma anche come lavoro di team building. E più aiutare di smettere di fumare. Esistono i programmi a basso costo per aiutare le persone a smettere di fumare. Tutto questo qui, questo è per forza high tech o complicato. Lo so io. Quindi, due cose che dico. Problemi ci sono. E il muscolo scheletrico. Giù penso che il microfono sì, deve prendere. Glielo passo io. Ok. Apro. Ho sentito. Quindi per sottolineare, se si fa un piano di prevenzione ci avete tanti problemi e ci porta come spin-off benefit di performance. E c'è spazio per essere di tra un sistema sanitario più idoneo e un sistema di business adatto per
che sta invecchiando e maturando. Grazie per l'attenzione.